Ciao! Allora, eccoci nel video delle scoperte del mese, dove, come sempre, vi mostro i prodotti che ho preferito e apprezzato durante il corso del mese. Prima di iniziare, vi ricordo di essere iscritti al mio canale, per favore, grazie, di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e, soprattutto, di lasciarmi un commento se volete partecipare all'estrazione di un premio inviato da me. Se non sapete di cosa parlo, aspettate la fine del video per scoprirlo. Allora, iniziamo! Primo prodotto che vi mostro, e questo pensavo che fosse una cavolata, mi sono dovuta ricredere. Allora, è della BioPoint Body Care BB Cream Incarnato Uniforme Special Edition, vabbè, è senza oli minerali e alcol. Allora, questo era una confezione da 50 ml, ma ho segnato il prezzo che ho guardato su Amazon, 200 ml viene 14,90 euro. Allora, ve la mostro, che è questa qui. Allora, vi ho fatto intanto una clip dove ve la mostro perché è una cosa particolare. Si tratta di una crema bianca con delle microparticelle di colore che una volta che andiamo ad applicarla sulla pelle rilascia il colore e quindi tende a colorare la pelle. Una sorta di autoabbronzante molto naturale. Allora, cosa c'è? Che dicevo, è una cavolata. No, è fantastica perché la colorazione è molto molto naturale, lo vedete dalla clip. È naturale, ma si può stratificare tranquillamente. Essendo che è bianca, possiamo tranquillamente vedere dove l'applichiamo, quindi è impossibile creare delle chiazze e poi davvero il colore è davvero e non è tanto per colorare, ma è per uniformare la pelle, un po' come un fondotinta leggero, una BB cream per la pelle. Il concetto della BB cream è quello, infatti, uniforma, non è che copre o corregge, uniforma e colorito. Stessa cosa per il corpo. Si stende bene, facile da stendere, assorbe immediatamente, quindi non crea macchie. Ottima. E il profumo? Sì, il profumo è fresco, un profumo fresco che però persiste davvero poco sulla pelle, quindi non va a, anche se vi piace, mi dispiace, e se non vi piace non vi va a intaccare comunque la durata, non è un problema, dura poco sulla pelle. Ma questa davvero è stata una rivoluzione, soprattutto per chi magari ha delle macchie della pelle o perché solamente vuoi donare un attimo un colorito più sano senza però sembrare abbronzata, quindi non è un altro abbronzante, è un uniformante del colore, valida. Pensavo fosse una cavolata e invece validissima. Andiamo avanti. Adesso vi mostro questa che è la crema mani Love and Cream, questa è la Flower Power della Mercy Andy. Allora, io sono sempre stata curioso di provare queste creme mani perché la marca della Mercy Andy mi è piaciuta tantissimo per le sbiancanti per i denti, quelli con l'olio, che mi è piaciuto tantissimo. E questa è la crema, il colore fucsia sparaflescia. Allora, dunque, partiamo con 30 ml perché sono delle paglie da borsetta. Il prezzo è di 4,90 € da Sephora, ma anche sul loro sito è sempre quel prezzo lì. Allora, la crema pratica da borsetta, ma prima di tutto all'interno ha delle microsfere che rilasciano un po' l'idratante durante l'applicazione. Si stende bene, si applica bene, bella idratante, ha un buon potere idratante, sì, si applica bene, assorbe molto velocemente ed è comodo da portarsi anche in giro, perché no, tenere in borsetta perché è piccolina, è anche carina da vedere. La profumazione è buona, è buona ed è persiste anche sulla pelle, però non è invasiva, invadente. È buona. Sono curiosa di provare anche altre profumazioni e queste le prendo quando ho lo sconto da Sephora perché 4,90 € per un 30 ml di crema mani. Però
sono sfiziose, sono davvero sfiziose, anche come regalo sono carine e poi funzionano, cioè, idratano bene, lasciano le mani morbide, perfetta. Guardavo nell'INCI che è più o meno come le altre creme mani, quindi non è proprio il massimo, non è certamente un prodotto biologico, però c'è di peggio. E comunque almeno non ha paraffina, altra cosa importante. E comunque a me è piaciuta. È inutile e ne proverò altri perché sono davvero curiosa di provarle. E andiamo avanti con l'ultimo prodotto. Allora, adesso vi parlo di questa crema doccia con il 5% di karité dell'Occitane. Io avevo un 30 ml e mi è durato davvero tanto perché è una crema da doccia. Allora, ho guardato sul sito, 250 ml costa 15 euro. Intanto ve la mostro, che è questo qui, anche nella confezione grande è uguale. E si tratta proprio di una crema doccia al karité, quindi basta poco prodotto ed con l'acqua fa una bella schiuma morbida, ricca, buon potere pulente, tranquillamente deterge la pelle senza aggredirla, si rimuove facilmente. Io ho l'acqua molto dolce e anche addolcita, ma comunque si rimuove facilmente, lascia la pelle idratata, morbida, setosa. Dopo non sento bisogno di applicare la crema idratante per capirci, ma è fantastico. Allora, il profumo è di karité, ma non persiste tanto sulla pelle, però si diffonde bene nella doccia durante con l'acqua calda, quindi è bello. Per me, per la pelle secca o anche per l'inverno, ed è quando facciamo la doccia, ma con il freddo non vogliamo anche applicare la crema, stare lì 3 ore. No, con questa si è a posto, davvero fantastico, molto molto valido. E adesso tocca a voi, sono curiosa di sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti, se vi sono piaciuti, quale vi incuriosisce di più, se vi è piaciuto il video e vi sono stata utile, mettetemi anche un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!